Ok, direi di iniziamo allora. Buonasera, benvenuti anche se in modalità solo virtuale all'Istituto Italiano di Cultura alla Valletta. Sono Massimo Sarti, sono il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura e stasera siamo una bella compagnia per presentare un libro che veramente vi raccomandiamo di leggere, perché è emozionante, divertente, è profondo, veramente ci si strugge a leggerlo. Quindi siamo in compagnia con Benedetta Gargano, che è l'autrice dell'Invenzione della felicità. Spero di aver messo l'accento nel posto giusto, Giustissimo. e che dialogherà con Lucia Esposito, giornalista Lucia Esposito, che è responsabile cultura di Libero. Il romanzo è uscito per i tipi di Solferino da pochi mesi e quindi sta iniziando la sua vita, il suo percorso fra appunto i lettori e da quello che ci risulta è già molto molto apprezzato. E dunque io direi prima di passare la parola appunto a Benedetta Gargano e a Lucia Esposito, appunto voglio risottolineare come questo romanzo sia particolarmente riuscito. Io l'ho letto, mi è piaciuto molto. È una storia d'amore molto originale. Se vogliamo, è una storia che interseca anche da un punto di vista molto originale il tema della maternità. È una storia d'amore, appunto, dicevo, particolare. Io non dico altro perché sennò ruberei lo spazio a Lucia Esposito e a Benedetta Gargano, ma insomma vi invito a leggerlo perché ha uno sguardo particolare, molto particolare. E quindi lascerei a questo punto la parola credo a Lucia Esposito, per iniziare questa nostra conversazione, questa presentazione del romanzo L'invenzione della felicità, che peraltro è anche un bel titolo. Grazie, grazie a tutti. Io volevo dire che sono molto contenta di presentare e di parlare con Benedetta di questo libro, perché è un libro che ho amato molto. Me ne capitano tantissimi sotto mano ogni giorno e il fatto di essere colpita da un libro è veramente una notizia, perché appunto arriva veramente tante cose. Perché mi è piaciuto il romanzo di Benedetta? Il romanzo di Benedetta mi è piaciuto perché, come diceva lei prima, è un romanzo che fa divertire e commuovere allo stesso tempo, è un romanzo che fa rilassare e pensare allo stesso tempo, che ha dentro tante cose. A me, ed è di questo che vorrei parlare subito con Benedetta, a me ha colpito molto il fatto che la protagonista, che è appunto la nonna, questa donna meravigliosa che Benedetta appunto mi ha detto è un personaggio letterario, lei ha sempre pensato che meritasse un libro sua nonna, o comunque se non lo ha pensato lo aveva un po' dentro. Il fatto che questo romanzo sia uscito in un momento storico in cui la generazione della nonna di Benedetta, i novantenni, sono stati a causa della pandemia un po' falcidiati, un po' rinchiusi in casa, e mi è sembrato proprio il momento giusto di leggere la ricchezza che hanno queste persone che ancora a 97 anni, all'età appunto che aveva nonna Elisa, che è diventata un po' la nonna di tutti noi, aveva tante cose da dare, se solo c'è qualcuno pronto a raccoglierle. Ecco, su questo io volevo dare subito la parola a Benedetta, su questo tema dell'anziano oggi. I nonni, io ho sempre avuto una grandissima tenerezza per le persone anziane fin da quando ero bambina. E ho sempre pensato che le persone anziane siamo noi. Se saremo fortunati, se arriveremo a quell'età. Quindi bisogna avere moltissimo rispetto anche per le fragilità delle persone in avanti, con gli anni, che sono sempre un po' accantonate, lo sono molto state in questo anno di pandemia. In questo anno di pandemia
i grandi vecchi erano il problema, perché erano quelli che finivano in terapia intensiva, quelli che rendevano complicati e affollati gli ospedali. Sono invece persone che hanno moltissimo da insegnare, sono persone che se solo stimolate, se solo salvate dall'abbandono, dalla tristezza, dal disamore della vecchiaia, dall'indifferenza che si riserva alla vecchiaia, hanno tantissimo da dare. Si rinascono a contatto con le persone giovani, si animano, hanno voglia di imparare. Insomma, sono davvero un patrimonio da preservare con cura. Beh, tua nonna straordinaria è diventata un'influencer a casa tua perché per caso le hai dato l'iPad visto che avevi questo problema, no? Del marito juventino della nonna napoletana. Io però volevo fare un attimo, scusatemi, una premessa per inquadrare senza rivelare troppo del libro, però volevo un attimo dire solo due parole sulla storia, o vuoi dirle tu, Benedetta, così chi ci ascolta capisce meglio di cosa parliamo. Sulla copertina del libro c'è scritto romanzo. In realtà, potremmo definire questo libro autofiction. La storia della convivenza, con la nonna è una storia vera. Cioè, questo libro racconta del periodo in cui la mia nonna, ormai 97enne, doveva andare in una casa di riposo, non ci voleva andare e io l'accolsi a casa mia, che è una casa piccola dove vivevo con mio marito. Su questa storia vera si innesta poi una trama di fiction, perché insomma una nonna che arriva a casa di una nipote quarantenne, avendo lei quasi 100 anni, è una storia che ha un finale un po' noto fin dall'inizio, quindi c'era bisogno di creare dei colpi di scena, di creare una trama che in qualche modo fosse trainante, ma in buona sostanza il romanzo racconta di questa convivenza, di come la vita di queste due donne cambi, di come una donna alla fine della sua vita insegna a una donna che è arrivata più o meno alla mezz'età che la vita può ricominciare tante volte, che ci si può continuare a mettere in gioco, che va vissuta fino alla fine e può riservare sorprese fino alla fine. Quindi. Esatto, e appunto, quindi quando tu decidi che tua nonna non sarebbe mai andata in ospizio e che non avrebbe mai passato gli ultimi anni della sua vita da sola insieme ad altre persone anziane, ti trovi contro, insomma, il marito non fa proprio dei salti di gioia all'arrivo di questa nonna in casa, giusto? Perché lei scompiglia la vostra vita, entra come un uragano. Nella Entra casa. con la violenza, con la stessa violenza con cui entra un neonato nella vita di due trentenni, di due venticinquenni. La maternità e il desiderio di avere della prole è un desiderio sempre molto forte e si sottovaluta sempre quanto poi l'arrivo di quel fagottino scompigli le carte in tavola. La nonna non è un fagottino. Nel libro io scrivo che è come se ci fosse stata portata da una cicogna decrepita. Arriva, ma arriva con la stessa irruenza, ha bisogno delle stesse attenzioni, ha bisogno degli spazi, e chiaramente scompiglia anche la relazione, perché poi questo marito dice sì, acconsente a che la nonna si trasferisca in casa, ma lo fa per amore, per un amore smisurato che nutre per la moglie, ma in fondo è una scelta che in autonomia non avrebbe fatto. Quello che poi non immagina o sottovaluta anche lui, che l'amore che queste due donne hanno l'una per l'altra un po' lo travolga. Esatto.
No, e lo faccio un po' fuori, ma non voglio svelare nulla. Ascolta, invece era molto interessante il tema appunto dell'anziano che dà tanto, riceve, che cambia. C'è una donna di 97 anni che uno si immagina messa lì in un canto a rivivere di passato, invece si proietta nel futuro attraverso il famoso Daipan, no? E diventa Sì. un personaggio pazzesco. Allora, mi piacerebbe che tu raccontassi ai lettori di questo rapporto con la tecnologia della nonna. Fu una cosa casuale, un po' dettata dalla necessità, perché noi avevamo fatto una scelta ben precisa a monte dell'arrivo della nonna, che era di avere un solo apparecchio televisivo in casa, perché ci vedevamo talmente tanto poco io e mio marito che ci eravamo detti: se poi la sera non guardiamo neanche la TV insieme, è veramente la fine. Questa cosa per mia nonna era incomprensibile perché aveva vissuto in case di anziani che poi erano i suoi figli, 75enni, 76enni, che invece avevano televisioni e televisori in ogni dove. Quindi lei soffriva perché giustamente voleva vedere le cose che piacevano a lei, un po' si piegava a vedere le cose che piacevano a noi, però era. E quindi io a un certo punto le dissi: guarda, ma c'è l'iPad, che lei chiamava in origine il cosariello tuo. E le sembrava il cosariello tuo, mi vorresti prestare un po' il cosariello tuo? Poi diventò l'iPan, poi io le dissi: no, nonna, guarda, ci vuole la D, e quindi diventò il Daipan, perché lei non capì che la D la doveva mettere alla fine sostituendo la N, pensò che fosse da mettere all'inizio, quindi diventò Daipan e poi anche il Daifon. Perché per assonanza, giustamente, se c'è il Daipan c'è anche il Daifon. Certo. E lei scoprì un mondo, perché non le sembrava vero che con questo aggeggino minuscolo si potesse guardare la televisione, si potesse sentire la radio, si potesse parlare con i nipoti, con i bisnipoti per la verità. E diventarono inseparabili. Quindi noi cominciavamo la mattina, io poi cominciai a narrare le gesta della nonna sul mio profilo Facebook, e lei la mattina a colazione diceva: Benossi, vai a pigliare un po' il Daipan, vediamo cosa dicono i miei fan. E io le leggevo tutti i messaggi che riceveva, lei partecipava alla vita di tutti i suoi follower, che poi erano i miei, ma oramai erano diventati suoi. Il lunedì mattina faceva grandi commenti sulle partite di calcio, perché tutti quanti le chiedevano pronostici. L'era. Meravigliosa. Comunque era una donna particolare, cioè quando dal libro viene fuori la figura di una donna che la dico male, ma capisci cosa intendo? Intendo dire che il suo lei sembra egoista, molto autocentrata, cioè molto centrata su se stessa, ma lei ha capito il segreto della vita, cioè che per far stare bene gli altri, per stare bene se stessi, bisogna partire da sé. Ed è forse anche questo un po' di quell'invenzione della felicità che è nel titolo, giusto, Benedetta? Non so se Sì, sbaglio. sicuramente la nonna era una donna che sapeva prendersi molto bene cura di se stessa, anche quando aveva vissuto a casa dei figli, quindi un po' più abbandonata al proprio destino, perché appunto vecchissima fra vecchi, lei aveva mantenuto le sue abitudini, il Non si è mai suo. messa da parte lei, non si è No, mai messa da mai. parte. Mai, però sapeva molto bene che cosa fosse sano per lei ed era tenacemente attaccata a quello. E quella era una lezione, per me è stata una lezione importantissima, perché invece, devo dire, soprattutto noi donne, siamo sempre pronte ad accantonare quello che ci fa star bene e a far prevalere quello che fa star bene agli altri. Giusto. Noi siamo molto accudenti, sempre pronte al sacrificio, ma è una cosa che ci viene, cioè che ci è stata talmente tanto inculcata fin da bambine, che è una cosa che ci viene naturale. Invece mia nonna no. Ed è straordinario che questa lezione tu l'abbia imparata dalla nonna, quindi madre di figli che avrebbe dovuto essere per antonomasia, no? Quella accudente. Invece ha lasciato proprio questa
questo insegnamento di partire da sé, cioè da di te essere stessa. centrati. E su questo punto io mi collego anche a un altro tema, che è quello appunto della maternità, cioè questa cosa che è questo tema che è molto forte anche nel libro, di questi cinque figli, no? Di cui, che non sono mai arrivati e che sono stati molto attesi, ma che comunque con l'arrivo della nonna. Forse hai fatto i conti anche con questa cosa. Ma sicuramente, ecco, quello è un altro elemento autobiografico, cioè io appunto non sono diventata mamma ed effettivamente l'ultima gravidanza, l'ennesima che non è andata in porto, per me è stata devastante perché avevo 45 anni e sapevo che oltre non si sarebbe andati. Quindi io che sono una abbastanza ottimista, già di mio lì ero veramente depressa. L'arrivo della nonna a casa, cioè l'arrivo di una persona fragile da accudire, in qualche modo mi ha riconciliato con la maternità, perché poi ci sono moltissimi modi di essere madre. Non è detto che si debba essere per forza madre di un figlio partorito, non è detto che si debba essere per forza madre di un bambino o di una bambina, ci sono davvero moltissimi modi di incidere nella vita di un'altra persona, che poi se vogliamo è quello che dà davvero significato alla vita. Questo fu un tema affrontato a lungo con il mio psicoterapeuta che mi ha tenuto in cura a lungo, perché dicevo: ma qual è il senso della vita? E lui diceva: rendersi utile agli altri. Io lo liquidavo così, dicendo: vabbè, questo ha fatto il chierichetto da bambino, c'ha questa visione molto. E invece è vero, perché sicuramente essermi presa cura di mia nonna ha dato un senso alla mia vita, cioè se io dovessi chiudere gli occhi domani saprei che la mia vita ha avuto senso perché io ho fatto del bene autentico a mia nonna e mi sono fatta un grandissimo bene facendole del bene. Assolutamente. E c'è un altro tema, secondo me, che è un po' parallelo a questo di cui parlavi, che è quello del cibo, della cucina, del ritrovarsi a tavola, del preparare, che è anche quello un po' prendersi cura. E anche questa cosa univa molto te e tua nonna, cioè ancora adesso c'è un dialogo, mi sembra, ancora che continua, no? In cucina, sulle cose da fare, le patate come le vuole lei. E tutto. Quanto è importante, quanto è stato importante il cibo nel rapporto tra te e la nonna e cosa ti ha lasciato, in eredità in cucina? Il cibo è stato un collante fortissimo, perché io ho imparato a cucinare dalla nonna quando ero veramente piccola, seduta, anzi in piedi sulla sedia, accanto al marmo della sua cucina, facevo le polpette con lei. La nonna, non era una fanatica, non era una di quelle nonne, da marmellata, perché appunto dedicava alla cucina il tempo necessario, lo faceva bene, ma poi lei aveva altre cose da fare, le sue passeggiate, il parrucchiere, quindi fatto bene e rapidamente. E anche a me ha lasciato questa cosa, cioè mi diceva sempre: Benussi, non fare capuzzelle d'angelo. Quando io mi concentravo troppo sulla cucina, dicevo: ok, semplifica, semplifica. Però sicuramente mi ha trasmesso il piacere della convivialità, il piacere delle cose buone, una gestualità che io ritrovo, che è la sua, che è una cosa che va al di là dell'imparare le ricette, del trasmettere le ricette, proprio sentire nel movimento delle mie mani quello delle mani della nonna. Quando hai visto fare delle cose tante volte,
impari solo guardando e poi i gesti rimangono quelli. E quando succede per me è molto emozionante, cioè quando ritrovo proprio nel movimento delle mie mani il suo. Poi la nonna era una grande buongustaia, e quando arrivò a casa mia ricominciò a desiderare il cibo buono, perché aveva vissuto a casa di mia zia la fantomatica Lisa Biondi, che non esatto. sapeva cucinare, esatto. e aveva sofferto per anni, quindi non le sembrava vero di essere arrivata a casa mia e poter mangiare cose che avevano lo stesso sapore di quelle che faceva lei, perché io da lei le avevo imparate. Quindi anche il cibo è stata una gioia della fine della sua vita. Ogni giorno, mentre faceva colazione, io le chiedevo che cosa vuoi mangiare, e lei partiva sempre, non voglio disturbare, quindi partiva sempre basso, poi si finiva sempre a sparare altissimo. Anche su quello, in questi dialoghi in cucina tra voi due, viene fuori questa sua personalità così forte, dirompente, per cui lei non si accontenta di stare no, giù, di no. stare schiscia, come si dice a Milano, per No, niente. per Lei niente. cioè, partiva così, no? A Napoli si dice entra e si mette di chiave, Sì. e faceva così la tua nonna, no? Ed era Sì. meravigliosa. No, ma infatti poi quando io ero a dieta, lei si innervosiva moltissimo perché da una parte era contenta che io fossi a dieta tutte le volte che cominciavo una dieta, da una parte diceva, ma in questa casa non si mangia più. Ma in questa casa non si cucina più, ma in questa casa il pizzo più freddo è il focolare. Quindi io poi per richiesta le facevo grandi pizze rustiche. Lei poi mangiava, anche in quello sapeva molto volersi bene, perché per esempio lei non ha mai cenato la sera. Mangiava con soddisfazione a pranzo, ma quello le bastava e non si faceva mai tentare dalla gola, non faceva mai eccessi, perché appunto aveva molto a cuore il proprio benessere. Sapeva quello che era giusto per lei e cosa la faceva Sì, stare bene. sì. Allora, io dedicherei anche un po' di tempo, che secondo me è molto importante, che racchiude un po', secondo me, il senso di tutto il tuo romanzo, che è appunto anche autobiografico, L'invenzione della felicità. Allora, perché questo titolo? A me ha colpito, tra tante cose, anche la frase "Ci vuol coraggio ad essere felici e la felicità si inventa ogni giorno". Nel libro io non vorrei svelare tante cose del libro, lascerei ai lettori il gusto appunto di scoprirlo, perché ne vale sicuramente la pena. Però farei venire un po' l'acquolina in bocca, no, Benedetta? Stando in termini di cucina. Perché ci vuole coraggio? La nonna te l'ha detta questa frase, no? Cioè, il coraggio di questa donna che ogni giorno si rimetteva in gioco, e questo anche in qualche modo te l'ha trasmesso. Sì. Ci vuole anche molto coraggio, ed è quello che si racconta, cioè quello che racconto nel libro. Ci vuole anche molto coraggio a fare un passo di lato, guardare la propria vita e dire: ma è questa la vita che voglio o la sto vivendo semplicemente per abitudine? È così che voglio invecchiare? È così che voglio essere fra 20 anni? Nel momento in cui, la risposta è no, ci vuole molto coraggio a trovare quel sano egoismo che aveva mia nonna, perché la conquista della felicità per qualcuno è a discapito della felicità di qualcun altro in certi casi. Ed è Certo. quello che dicevamo prima, cioè la forza di smettere di essere accudenti e di mettere se stessi al centro. Per assomigliarsi di più, perché quello che succede, insomma, almeno dal mio punto di vista, nella vita di tutti noi, è che partiamo con una grande coerenza, una grande aderenza ai nostri sogni, poi piano piano i nostri sogni si modificano, si addomesticano, diventano altro, fino a quando non li riconosciamo neanche più. Ma c'è sempre un momento per fermarsi e tornare ad assomigliare a se stessi, con coraggio. E nel libro la protagonista, questa
questa cosa la fa. Sì, questa cosa la fa Grazie alla nonna. grazie alla nonna, con grandissimo tormento, perché nulla è semplice, la storia va avanti, va indietro, si tentenna come si tentenna nella vita. Nessuno parte sparato e va da avanti senza fare mai nessuna deviazione. Si cercano strade alternative, si torna sui propri passi, però sì, questa è una storia di cambiamento, è una storia di rinascita. In qualche modo è vero quello che c'è scritto nella sinossi, che non ho scritto io, ma che ho apprezzato tantissimo, che è un romanzo di formazione, sebbene le protagoniste siano una donna centenaria che comunque fa una crescita, è una donna di 50 anni, ma è un romanzo di Che formazione che rinasce rinasce. dentro questa avventura. E Sì. poi la cosa divertente è che la quarantenne credeva di fare qualcosa di buono per la quasi centenaria. In realtà poi si scopre che sì, ovviamente accompagna verso la fine in modo divertente e pieno d'amore, per cui questa nonna Elisa è morta inondata dall'amore della nipote, e quindi poi si era creato, e di tutti i suoi follower, si era creato, no, un Sì, suo sì, sì, sì. pubblico. Da un lato, però è anche vero che la nonna, che dall'alto dei suoi 97 anni, cambia completamente Cambia la vita di lei, completamente. Sì. completamente la ribalta. Cosa è rimasto della nonna? Tutto. Io ho l'impressione che la nonna continui a vivere con me. È stata così importante nella mia vita, ha inciso così tanto per tutta la mia vita che è come se non se ne fosse mai andata. Io continuo ad ascoltare la sua voce. Mentre scrivevo, io ero guidata dalla sua voce, mi ha fatto compagnia per tutto il tempo. E poi restano le persone che l'hanno amata e che continuano ad amarla. Alcune sono state nominate nel libro, io non l'avevo detto praticamente a nessuno, e quando hanno letto i loro nomi si sono commosse, perché sono passati anni, ma continuano ad amare mia nonna. C'è una follower della nonna che dice: "Siamo tutti nipoti di tua nonna." Sì, quello che ho detto io, è diventata un po' la nonna di tutti. Sì. E devo dire che questo romanzo è il più bel regalo che tu le potessi fare alla fine, giusto? Guarda, io l'ho detto tante volte, lo dirò ancora, io non ho avuto figli e mi sono riconciliata con l'idea di non essere diventata madre, sono serena, ma quello che davvero mi sarebbe dispiaciuto è che non rimanesse traccia della nonna dopo di me. E questa è stata una delle molle per scrivere il romanzo, per perpetrare la sua memoria, far sì che altri l'amassero. E io penso sempre: ma chissà, magari fra 20 anni qualcuno in una casa al mare trova in una libreria abbandonato questo romanzo, magari un pomeriggio di pioggia lo legge e si innamora di questa nonna Elisa, che magari non c'è più da un quarto di secolo, ma continua ad esserci. Continuerà a vivere sempre, certo, bellissimo. Questa è stata la grande molla, che mi ha spinto a scrivere, oltre poi No, alla. anche questo un atto d'amore, ancora un atto d'amore, perché tra voi c'è stata una grandissima storia d'amore. Io non ho difficoltà a dirlo, l'ho detto anche al suo funerale, in presenza dei miei suoceri, di mio marito, che il grande amore della mia vita è stata mia nonna. Non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo. Il grande amore della vita di mia nonna è stato mio nonno. Io ero al secondo posto quando mio nonno è morto, io ho Hai guadagnato scalato la classifica. automaticamente, sì, ho scalato la classifica, per cui esistevo solo io. E la nonna lo diceva: "Io ti voglio bene
non ti voglio bene come una nipote, ti voglio bene come una figlia, anzi no, io ti voglio bene come un'innamorata perché io sono innamorata di te. E le dichiarazioni più belle d'amore me l'ha fatta mia nonna, e che è anche una cosa rinfrancante, cioè avere una persona che, per la quale sei, vai benissimo così come sei, sei perfetta così come sei, tutto quello che fai è fatto bene, è una cosa ritemprante, questo amore incondizionato che io non ho mai incontrato nella vita, ma credo nessuno abbia incontrato nella vita, perché è veramente difficile. Io l'ho avuto da mia nonna, sono stata fortunatissima. Beh, siamo stati un po' fortunati anche noi che grazie all'immagine della felicità l'abbiamo assaporato un po' di questo amore. Io non so se tu hai voglia di aggiungere altro sul tuo libro. Io ho evitato di appunto di andare troppo nei particolari proprio per... Perché, non vorrei insomma, rubare la sorpresa, sciupare la sorpresa, ecco. No, quindi, perché diciamolo che al di là della storia della convivenza con la nonna c'è tutta una trama secondaria che poi tanto secondaria non è, che è costruita con dei criteri da fiction. Io poi sono una sceneggiatrice, quindi ho cercato di ragionare da sceneggiatrice, quindi di inserire colpi di scena, turning point, sorprese, flashback. Quindi, insomma, il libro sì, è stato lanciato come il racconto di una pazza storia d'amore fra una nonna e una nipote, ma diciamo che non è quello l'unico amore che cioè, c'è nel libro. Ci sono tante cose dentro ed emerge molto anche il tuo lavoro di appunto sceneggiatrice, perché ci sono delle situazioni in cui sembra proprio di essere lì seduti con voi a tavola oppure essere presenti quando la sera la mettete a letto, quindi devo dire che è un buon equilibrio tra appunto la parte sceneggiata, la parte raccontata e la trama, che è consistente, cioè ci sono dentro tante cose, quindi assolutamente una lettura consigliata, che appunto, come dicevo prima, fa divertire e fa commuovere allo stesso tempo, che non è facile. Grazie davvero. Io spero veramente che il romanzo piaccia. L'ho scritto con molta modestia, perché sono ben consapevole che il mio lavoro è un altro, quindi non ho mai avuto l'ambizione di fare letteratura. La mia ambizione era raccontare una storia che fosse accessibile a tutti, che fosse leggera, piacevole, però che insomma lasciasse qualcosa. Mi sembra dai riscontri di esserci riuscita. Io sono felicissima così, insomma, veramente non potrei desiderare nient'altro, niente di meglio. Se mi permettete, vorrei intervenire un attimo. Direi che anche dalla conversazione che avete avuto si sente il piacere di questo racconto, no? E di questo aver rivissuto tramite la scrittura un rapporto così importante, ovviamente averlo anche modificato, appunto cercando di inserire degli ingredienti narrativi che possano catturare. Quindi questo si percepisce, credo, molto, molto bene. Io proprio sul discorso, perché appunto Benedetta Gargano è autrice televisiva, sceneggiatrice, ha lavorato per serie, la più famosa forse Un posto al sole, già l'avete un po' anticipato, ma io effettivamente una cosa che mi interessava capire dal laboratorio della scrittura erano appunto che cosa della sceneggiatrice è passato nel libro, e ce l'ha già un po' anticipato, ma insomma magari ci si può soffermare un altro attimo. E poi l'altra cosa è, ma non è che c'è in mente di fare una miniserie del libro? Io intanto in sede di contratto mi sono gelosamente tenuta per me i diritti cinematografici e televisivi, perché il mio mestiere è quello, mi muovo in quel mondo là,
E questa è una storia che si presta molto, non so quanto a una miniserie, sicuramente a un film. Certo, il problema è il casting, ma ci stiamo lavorando. Io ho ragionato da sceneggiatrice, nel senso che non so navigare a vista. Per cui nella scrittura, per cui mi sono organizzata come quando scrivo le sceneggiature, facendo scalette, scalettoni, facendo crescere pian piano il materiale fino ad averne a sufficienza per ogni capitolo, e poi sono partita con la scrittura dei capitoli. E lì sì, invece, ho provato quello che forse provano gli scrittori, cioè il lasciarmi trascinare dalle parole e arrivare magari in punti dove non avrei immaginato di arrivare. Però ho sempre avuto molto chiara tutta la struttura della storia, cosa doveva succedere in ogni capitolo. In questo sicuramente ho ragionato da sceneggiatrice, e poi ho ragionato da sceneggiatrice nella costruzione dei dialoghi. C'è una grande differenza tra i dialoghi letterari e i dialoghi che si scrivono per la televisione o per il cinema, che devono avere una mimesi del parlato, ma non possono essere né letterari perché suonano falsi in bocca agli attori, né troppo sporchi perché devono veicolare il contenuto della scena da un punto a un altro punto, quindi sono dialoghi che hanno comunque una direzione. E io ho cercato di mantenerla anche nel libro, cioè di scrivere dialoghi che non fossero irrecitabili o non leggibili ad alta voce, ma che comunque fossero funzionali a portare avanti il racconto. Io poi negli anni. Adesso mi occupo di sviluppo delle linee narrative, ma ho cominciato proprio come dialoghista, quindi i dialoghi sono, diciamo, il mio pane quotidiano, e ci tenevo che nel libro ci fossero dialoghi veloci, battute veloci, che non appesantissero la storia. Poi spero di esserci riuscita, questo insomma lo lascio dire ad altri, perché io sono sempre molto guardinga rispetto a tutto quello che sta succedendo intorno a questo libro, che comunque è uscito il 13 maggio, quindi in realtà è uscito da pochissimo, e io sono sorpresa da tutto il consenso che sta avendo, non l'avrei mai immaginato. Bene, io direi siamo stati nei tempi, ci eravamo dati, quindi complimenti. E Grazie. assicurando, diciamo, tanto al libro il successo che merita, ribadiamo, è veramente divertente e tenero, quindi sono due ingredienti, credo, che per un lettore siano importanti, e si trovano veramente ben conditi questi ingredienti nel libro di Benedetta Gargano. Ringrazio Lucia Espósito per aver condotto questa bella conversazione, ringrazio ancora Benedetta Gargano per aver Grazie a voi. condiviso Grazie. con noi questa serata di presentazione del suo romanzo L'invenzione della felicità. Rinnoviamo l'invito a leggerlo. E salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito adesso e coloro che ci seguiranno nel momento in cui veicoleremo la registrazione di questo nostro incontro. Ancora grazie, buonasera e tanti saluti Grazie a voi, arrivederci. da Madrid. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.